Ogni donna merita un uomo che le rovini il rossetto e non il mascara. Il rossetto è l'emblema della donna, della bellezza femminile. È il simbolo identitario di emancipazione e liberazione, un oggetto iconico che significa donna. Negli anni il rossetto è divenuto un segno di affrancamento, di lotta contro le ingiustizie sociali, sino a diventare un fenomeno popolare, indossato oggi anche da tantissimi adolescenti, come voi dopo tutto. Non è solo uno strumento per migliorare la propria immagine, per piacere agli altri, ma per stare bene, per piacere a se stesse. Il rossetto fa bene. Una donna libera, libera di essere femminile, di essere ammirata, di sedurre e di essere felice. Una donna accetta che un uomo le possa rovinare il rossetto solamente quando vi è amore e non violenza, che in quel caso le guasterebbe il mascara per il pianto e la sofferenza, tanto fisica quanto psicologica. In questa triste circostanza abbiamo rappresentato quattro situazioni, i cui protagonisti sono rossetto, ovvero amore, e mascara, ovvero violenza, attraverso dialoghi inventati e mediante versi estrapolati da celebri canzoni. Esprimiamo il nostro cordoglio a tutte le donne vittime di violenza, la nostra vicinanza a quelle che ancora la subiscono perché non hanno trovato la forza e il coraggio di dire basta, e sosteniamo con fermezza che ogni donna ha il diritto di brillare e di essere meravigliosa. Ciao Silvia. Ciao Beatrice, come stai? Bene, grazie, è un bel periodo per me. Beh, si vede, hai il rossetto sbaffato. Oh mamma mia, mio marito mi riempie sempre di baci quando esco di casa. Sei fortunata, non è sempre così. Silvia, qualcosa non va? Ti vedo triste. Ma no, è stata solo una discussione, una banale discussione, una delle tante banali discussioni. Con il tuo fidanzato? Sì, a volte si comporta come un padrone e io non lo sopporto. Ci credo, e chi lo sopporterebbe? In realtà ci sono tante donne che lo fanno, forse perché non si sentono libere di fare delle scelte per se stesse. Eh già. Vuoi parlarne? Ne avrei tanto bisogno, sei sicura che hai voglia di ascoltarmi? Certo, a cosa servono le amiche se no? È che ho avuto una promozione sul lavoro ed è stato un traguardo importante per me. Congratulazioni, l'ho sempre detto che sei una forza della natura. Lo dici tu, lui invece non ha dimostrato alcun interesse per tutto ciò. Non mi ha preparato la cena, non ha pensato a un regalino, un gesto, nemmeno un bacio, come se nulla fosse successo. Che ingrato. Si sa com'è, alle donne si riconosce a fatica di brillare per qualcosa che va al di là dell'estetica, no? No, Silvia, senti, le cose non vanno sempre così. Anzi, non devono andare così. Ma tu gliel'hai detto che ti aspettavi un po' di, come dire, entusiasmo? All'inizio no, con lui è sempre così, ormai non so più cosa sia giusto e cosa sia sbagliato fare. E poi sono scoppiata a piangere una sera a cena e ho anche urlato. Non l'avessi mai fatto. Se non mi fossi riparata sotto il tavolo mi sarei preso un piatto in fronte. Oh mio Dio, Silvia! Non lo sopporto, non posso alzare la voce con lui, sfogarmi, esprimere i miei bisogni, essere semplicemente me stessa. Posso solo piangere, in silenzio per lo più, e preparare la cena, lavare, stirare, pulire i bagni. Quello sì che posso farlo. Nonostante tutto io lo amo e non riesco a pensarmi senza di lui. Se non è questo amore, cos'altro lo è? Amica mia, le donne non sono fatte per soffrire, ma per brillare. Quando mi sono laureata, qualche mese fa, mio marito era orgogliosissimo di me. Lo leggevo nei suoi occhi, lo capiva da come parlava di me agli altri. E poi è stato così gentile. Mi ha regalato un mazzo di fiori. A volte basta davvero un piccolo pensiero e tutto diventa speciale. Non ti sto raccontando queste cose per farti invidia, ma per farti capire che un uomo non deve mai stancarsi di venerare la propria donna e di considerarla il centro del proprio universo. Silvia, ogni donna merita un uomo che lo rovini il rossetto e non il mascara. Era una giornata
Nata per andare, come sempre a lavorare. Ma poi, una parola tira l'altra e la storia si macchia di qualcosa che era da venire. E una parola tira l'altra e diventan pietre che saltano sui muri e si mettono di traverso. La proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerà per la sua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del suo tempo, dai fallimenti che per sua natura normalmente attirerà. È così che comincia la discussione. La discussione precipita in un disastro e il tavolo vola e poi si rompe un piatto. Lei grida e i denti mordono i santi e il sangue corre a testa. Non si può fermare, i figli sono a scuola, nessuno può sentire. Io la solleverò dai dolori e dai suoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni e delle manie supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farla invecchiare e guarirà da tutte le malattie, perché è un essere speciale ed io avrò cura di lei. Che amore è finito così, tra le pareti di una stanza e una miseria prepotente, amore, che amore è finito così, tra una spinta, una caduta, un pugno, una ferita! Le ore senza parlare, nessuno la va a cercare, che cosa succede? Le ore che passano nel dolore, nessuno che va a cercare, nessuno che va a vedere. Io le porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Lei l'ha trovata con una mano sulla porta e una sul cuore che si è spaccato quando l'ha colpita. Perché nessuno mi ha fermato? Io la salverò da ogni malinconia, perché è un essere speciale ed io avrò cura di lei. Io sì che avrò cura di lei. Ho trovato l'amore per me, ho trovato una ragazza, bellissima e dolce. Non ho mai saputo che tu fossi quel qualcuno in attesa di me. Non sapendo cosa fosse, non voglio rinunciare a questo tempo. Il tuo cuore è tutto quello che possiedo e nei tuoi occhi tu stringi i miei. Sei entrato nel cuore, però ci vuoi abitare. Mi chiedi il permesso e io non so che dire. Premetto che prima la parola amore tremavo. Ora che sento nell'aria il bene più profondo, a volte ho paura che crolli tutto quanto. Ho trovato una donna, più forte di chiunque io conosca. Condividi i miei sogni. Spero che un giorno condivideremo la stessa casa. So che staremo bene questa volta. Basta che stringi la mia mano, sii la mia ragazza. Sarò il tuo uomo, vedo il mio futuro nei tuoi occhi. Non è razionale, non lo puoi spiegare. Tremano le gambe mentre ride il cuore. Meraviglioso, amore mio, meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio, con dentro il nostro nome. Sto ballando al buio, con te tra le mie braccia, a piedi nudi sull'erba, ascoltando la nostra canzone preferita. Quando ti ho vista in quel vestito, sembri così bella. Non merito questo. Amore, sei perfetta stasera. Facciamo progetti per questa nostra vita, che ha tanti difetti e a volte va in salita, ma in due la fatica diventa circostanza. Ho fiducia in quello che vedo, ora so che ho incontrato un angelo in persona. E tu sembri perfetta, non mi merito questo, sembri perfetta stasera. Stringiti forte su di me, così non ho paura mai, così non ho paura mai. Vuoi andare che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male. Ancora, hai troppe cose da imparare. Devi solamente stare zitta e ringraziare. Parlando mi dicevi tutto questo e molto altro, molto altro, guardandomi ogni volta dall'alto verso il basso. E ripetevi tutto questo con quell'aria da padrone, convincendomi a pensare che avevo torto e tu ragione. Ma lo sai alla fine che l'amore, se lo tieni chiusa a chiave, guarda altrove. E poi, perché fuggita chi lo sa? Forse perché cercavo un po' di libertà, ma io non la tenevo prigioniera, la incatenavo solo verso sera, per stare un po' con lei, per stare stretto a lei. Perché non pensavi che avrei avuto un giorno il coraggio, mi sembrava di restare ferma al punto di partenza, di non essere capace di bastare mai a me stessa, di non avere una certezza, di non essere all'altezza. Perché l'amore è un colpo di pistola, l'amore è un pugno sulla schiena, è uno schiaffo per cena.
come se accontentarmi fosse la scelta migliore, come fosse troppo tardi sempre per definizione, come se l'unica soluzione fosse quella di restare, e invece pensa, nessuna conseguenza, di te so stare senza, non sei necessaria la mia sopravvivenza, e invece pensa, io non mi sono persa, di quel che è stato non resta, nessuna conseguenza. E poi, perché l'ho fatto non lo so, forse per non sentire un altro no uscire dalla sua bocca dorata, prima l'ho uccisa e dopo l'ho baciata. L'amore, il mio amore, è un colpo di pistola. L'amore, l'amore, è una fanfara che suona la nostra canzone. È un nodo intorno al collo, nel buio di una prigione. Adesso invitiamo il signor Pineschi a darci un contributo.
alla radice di tutto c'è il rispetto, c'è il considerare l'altro migliore di quanto sei tu. E questo è il punto di vista che mi sento di condividere con voi. Si potrebbero dire, parlare per ore, però credo che il fulcro, il nocciolo di questa giornata si chiama rispetto. Quindi io vi ringrazio e auguro a tutti una buona giornata. Grazie. Allora, voi negli scorsi intervalli avete fatto un minuto di silenzio, di raccoglimento, però il padre di Giulia, appunto, non vuole un minuto di silenzio, perché di fronte a un episodio del genere non possiamo stare solo a guardare, stare in silenzio. Dobbiamo comunque fare un grido, farci sentire, per dire no contro questi episodi. Quindi vi chiedo una collaborazione, una piccola collaborazione, di fare un grido, un grande no potente, dove ci dobbiamo far sentire, insomma. Ok? Al mio tre. Uno, due, tre. No!